Il Lao. Scritto, letto e interpretato dall'avido alchimista. Il soffitto emisferico iniziò il suo processo di illuminazione a raggi UV. Maika non aveva chiuso occhio tutta la notte e osservava quel graduale schiarirsi del soffitto con un'attenzione che non aveva mai prestato. Era bellissimo. Davvero meraviglioso, nonostante fosse un costrutto umano. La grande cupola era dotata di milioni di miliardi di LED che gradualmente simulavano il lavoro del sole dall'alba al tramonto in tutto il settore 15. Ormai dava per scontato il funzionamento di quei simulatori, ma del resto Maika era nato nel settore 15, uno dei settori della cupola 286, che era una delle 5.000 cupole che componevano l'intera popolazione umana su Wolf 1069. Il pianeta che l'umanità stava ormai terraformando da più di 250 anni terrestri. I pionieri, i primi uomini scelti per colonizzare Wolf 1069, erano il frutto di una lunga selezione durata mezzo secolo, e il bisnonno di Maika era uno degli eletti per il viaggio interstellare che avrebbe portato speranza alla nostra specie. La terraformazione è un processo lungo. Probabilmente ci sarebbero volute altre 3 generazioni per poter effettivamente mettere piede e vivere la propria esistenza sulla superficie esterna del pianeta. Le cupole avevano un sistema semplice ma macchinoso per sopravvivere e poter sostenere la vita umana e delle specie animali al proprio interno. Il primo è la produzione di luce tramite LED complessi che simulavano il sole che illumina la Terra. In quanto Wolf 1069 è scaldato da una nana rossa che non è sufficiente al fabbisogno delle forme di vita vegetali e animali della Terra senza un adattamento graduale alla luce rossa. La produzione alimentare si basa sulla coltura di proteine e vitamine sintetiche, grazie alle cellule staminali che sono sufficienti alla sopravvivenza delle specie. Il fitoplancton, invece, si occupa della produzione di ossigeno. Enormi vasche di alghe in ogni settore creano aria respirabile. Piccoli organismi vegetali, che hanno permesso la vita anche sul nostro pianeta madre, miliardi di anni fa, stavano ancora una volta creando un ambiente adatto alla vita. Non c'è stato modo però di portare o poter garantire la sopravvivenza di piante più complesse a livello cellulare. Non di molte di esse, almeno. Un solo albero per ogni settore. Un singolo albero da frutto per ogni insediamento che ha il terreno giusto e nutrito ciclicamente per sopravvivere fino al giorno dell'apertura delle cupole. Questo ci riporta a Maika e alla sua agitazione. Il ragazzo era stato scelto quell'anno per assistere alla fioritura. Una fortuna davvero unica. Ogni anno solo 3 persone venivano selezionate per assistere alla fioritura del Lao. L'albero. Era l'occasione della vita dentro la cupola. I pochi che hanno assistito allo sbocciare dei fiori raccontano di aver avuto esperienze extracorporee e di aver provato sensazioni di pace e serenità irraggiungibili durante la veglia. «È uno di quei momenti in cui si sale in superficie», diceva sua nonna. «Maika, la vita è per buona parte come trattenere il fiato sott'acqua e non si respira mai quella che è l'aria. La verità più pura. Succede però di dover prendere fiato in questa traversata. Succede quando affrontiamo il dolore di una perdita e ci affacciamo sul volto dell'irreversibilità della morte. Come quando è morto il tuo cagnolino Pongo, ricordi?» Maika bambino annuì. «E succede anche quando una nuova vita viene al mondo. Come quando nasce una bimba bellissima come tua sorella. E allora tutti escono dall'acqua per prendere fiato e ammirare l'universo che esprime se stesso attraverso la creazione di una piccola forma di vita complessa. Questa stessa cosa, questa boccata di realtà, l'ho provata anche io, quando sono stata scelta per vedere la fioritura del Lao, l'albero di ciliegio». E ora Maika stava davanti alla porta d'ingresso del vivaio, con il cuore palpitante, pronto ad assistere allo spettacolo più esclusivo al quale potesse assistere. Stava lì in piedi,
con le nuvolette di condensa sul vetro della tuta anticontaminazione e le mani sudate. «Sei pronto, Maika?» disse la voce robotica dell'intelligenza artificiale. «Sì, sono pronto.» La voce del ragazzo era lontana e spenta. Ormai si sentiva sul punto di svenire. «E se poi dovesse deludermi? Forse le mie aspettative sono troppo alte. Magari non proverò nulla. Ho già visto migliaia di fiori sui libri ed erano belli, ma...» «Ok, calmati, calmati», pensò Maika. «Apertura del vivaio dell'AU in 3. Ci siamo. 2. Continuò la voce robotica. 1. Ci fu una pausa. Il portellone nero e impenetrabile iniziò a schiudersi dal centro, facendo straripare la luce solare intensa dal suo interno. Maika dovette stringere gli occhi, ma una volta che la vista si fu abituata, iniziarono ad apparire delle sagome di piante. Il suolo era tappezzato di erba verde e tutto intorno alla stanza sciamavano insetti di ogni genere. Farfalle, formiche e mosche che formavano l'equilibrio di quel delicato microsistema naturale, creato ad arte per far sopravvivere e prosperare il Lao. Il possente albero di ciliegio occupava il centro del vivaio come una divinità possente, stoica e irremovibile. «Ti aspetti, Maika?» disse la voce artificiale. «Entra! Non essere timido. A breve potrai assistere alla fioritura.» Maika mosse il primo passo della sua vita sull'erba soffice. Gli odori di quel prato riuscivano a penetrare la tuta. Il ragazzo, dopo qualche passo all'indietro in direzione dell'Ao, iniziò a tremare leggermente. Scariche di endorfine, come piccoli organismi leggeri, gli percorrevano il corpo. Colori accesi e vividi e odori dolci e pungenti da ogni direzione gli saturavano gli occhi e il cervello. Il suono delle foglie e degli insetti, seppur attutiti, facevano rizzare i peli sulle braccia e sulla schiena di Maika. Passo dopo passo, il ciliegio era più vicino. Avanzò fino a trovarsi di fronte ad un piccolo bocciolo semisbocciato attaccato ad un ramo all'altezza del suo viso. Era meraviglioso. Il suo cuore iniziò a battere sempre più forte. Guardò l'orario e la data in basso a destra sul display della tuta anticontaminazione. «Impossibile», pensò Maika in preda ad un leggero panico. In quei pochi passi erano passati 7 giorni. Dall'ingresso nel vivaio fino ad un passo dal tronco, Maika si era mosso alla velocità della vita dell'albero. La tuta lo aveva nutrito e tenuto in vita, mentre il ragazzo si sintonizzava con l'esistenza dell'Ao. Lo aveva appena realizzato. «Ancora qualche passo e potrò respirare, nonna. Vedere la verità della vita un'altra volta.» Maika mosse un altro passo in avanti e osservò il bocciolo semifiorito aprirsi man mano che il suo corpo si avvicinava ad esso. Il fiore dell'Ao, circondato da decine di altri suoi fratelli, era aperto davanti a lui. Maika ora sentiva la linfa dell'albero scorrergli dentro e le radici piantate a terra, i pistilli del fiore di ciliegio aprirsi e lasciare spazio all'universo intero, che era lì, infinito e comunque rinchiuso in una vita. La vita dell'albero e anche la sua. «È bello respirare», pensò Maika. «Adesso ho capito. Sì, lo vedo. Lo sento. Non c'è nulla di cui aver paura in tutta quest'acqua. Avremo tutto il tempo per respirare.»